a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Giulia. Io Sofia. Io Benedetta. E come avete visto nel video di ieri, oggi siamo in collina. Se non avete visto il video di ieri, quindi la prima parte, andatela a vedere. Allora, abbiamo appena finito di mangiare. È caduta la sedia. Sì, abbiamo appena finito di mangiare la carne alla griglia, come vi avevo detto nel video di ieri. E adesso, prima di iniziare a divertirci, ci stavamo un po' rilassando. Allora, anche se adesso non è Natale, voglio leggere dei libri. Questi libri. Sofia, Babbo Natale ha bisogno del tuo aiuto. E Giulia salva il Natale. Brava. Ok ragazze, qua le leggo. Giulia salva il Natale. Ok. E dopo leggiamo Sofia. Anche se non è Natale. Anche io ho fatto così perché è rosa. Da tanto a quello. Ogni anno, il giorno dell'antivigilia di Natale, cioè il giorno prima della vigilia, Babbo Natale controlla la sua lista per vedere quale bambino è stato buono. Chi si trova in cima alla lista è invitato in Lapponia per conoscere tutte le renne, gli elfi e Babbo Natale. Wow. In cima alla sua lista c'era una bimba, il suo nome era Giulia. Rudolf, la più veloce delle renne, subito andò da lei in volo e la invitò a salire sul suo dorso. I più veloci della luce volarono via fino in Lapponia. In Lapponia Giulia si divertì tantissimo ad aiutare gli elfi a preparare i regali per tutti i bambini e le bambine che erano stati buoni. Alla vigilia di Natale, di buon mattino, Babbo Natale si stava vestendo quando improvvisamente si rese conto che c'era qualcosa che non andava. Oh no, il suo vestito rosso era sparito! Babbo Natale guardò nel suo armadio e non c'era. Poi guardò sul retro della porta, guardò perfino sotto il letto, ma niente, il suo vestito non si trovava da nessuna parte. Oh no, ma è terribile, esclamò Babbo Natale. Senza il mio vestito rosso non posso consegnare i regali di Natale. Qua c'è Giulia. Babbo Natale, con molto imbarazzo, chiamò Giulia e tutti gli elfi e disse loro di radunarsi nella grande sala della grotta per dire loro la brutta notizia. Il suo vestito rosso era scomparso. Poi Babbo Natale chiese a tutti i suoi aiutanti di cercare il suo vestito ovunque, altrimenti avrebbe dovuto cancellare il Natale. No. Babbo Natale non voleva cancellare il Natale. Così cominciò a provare uno dei vestiti verdi dei suoi elfi, ma era troppo piccolo. Poi provò a infilarsi il vestito della moglie, ma era troppo corto. Infine provò a mettersi la coperta preferita da Rudolf, ma era troppo grande e non odorava di buono. Il povero Babbo Natale non sapeva cosa fare. Giulia e gli elfi guardarono ovunque nella grotta di Babbo Natale. Guardarono nella fabbrica dei giocattoli, guardarono nella cucina, cercarono nella stanza dove si incartano i regali, guardarono nel laboratorio di Babbo Natale, cercarono perfino nella puzzolente stalla delle renne. Ma il vestito di Babbo Natale non era da nessuna parte. Giulia notò dei piccoli elfi che nascondevano qualcosa dietro la schiena. Giulia salutò i due elfi e chiese cosa stessero cosa state nascondendo dietro la schiena? I due piccoli elfi erano dispiaciuti e le mostrarono cosa stavano nascondendo. Il vestito di Babbo Natale, ma era diventato piccolo come una bavetta da bebè. Gli elfi dissero che volevano aiutare Babbo Natale a lavare il vestito, ma si era ristretto e ora non sapevano come rimediare. Improvvisamente Giulia ebbe un'idea fantastica. Giulia chiese ai due elfi di cercare delle decorazioni bianche, del nastro nero, della carta dorata e tre palline natalizie di colore diverso. Poi disse loro di portare tutte queste cose al laboratorio di Babbo Natale il più presto possibile. Gli elfi trovarono tutte le cose della lista e le portarono sul tavolo del laboratorio.
Giulia tirò fuori un grande pezzo di stoffa e lo stese sul tavolo. Perfetto, disse. Cuciremo un vestito per Babbo Natale nuovo di zecca. Incollarono le decorazioni, legarono un nastro, tagliarono la luccicosa carta dorata. Poi cucirono le palline, infine pronto. Ma avevano fatto in tempo? Mentre guardava il suo orologio a cucù, Babbo Natale era molto nervoso. Era ora di cominciare a consegnare i regali. E Babbo Natale aveva quasi deciso di cancellare il Natale. Ma proprio nel momento in cui stava per dire alle renne che per questo Natale non avrebbero volato, Natale cancellato, Babbo Natale fu preso dalla sprovvista da Giulia, da due piccoli elfi che di corsa entrarono nella stanza con il nuovo e luccicoso vestito rosso. Aveva delle decorazioni al collo e ai polsini, una cintura e la fibbia dorata. E per bottoni tre bellissime palline colorate. Babbo Natale era molto sorpreso ed estremamente felice e provò il suo nuovo vestito, era perfetto. Oh oh oh, Babbo Natale ricominciò a sorridere, come pure tutti gli elfi, le renne e la moglie, perché finalmente potevano partire per consegnare i regali di Natale. Grazie di cuore, avete salvato il Natale, esclamò Babbo Natale mentre saltava sulla sua slitta per andare a consegnare i regali. Ma dove avete trovato la stoffa rossa? Giulia sorrise mentre si preparava per tornare a casa. Ehi, gridò la moglie di Babbo Natale, chi ha tagliato le mie tende? Le avevano tagliate loro. Fine. Ok ragazzi, adesso leggeremo anche quello di Sofia. Ok ragazzi, abbiamo finito di leggere anche il libro di Sofia, bellissimo. E adesso vediamo cosa ho portato. Sì, fa davvero caldissimo. Niente. Ah, ragazzi, stavo pensando. A voi piacciono le ciliegie? Ve l'avevo chiesto anche nel video di ieri. Mi raccomando, se non avete visto il video di ieri, andatela a vedere. Se no non vedrete tutte le avventure che abbiamo fatto ieri. Mi raccomando, correte, eh. E poi tornate a vedere questo. Ok ragazzi, abbiamo deciso di creare una casetta con le canne di bambù. Questo è l'impasto per attaccare le varie robe. E qua sto facendo una buca per fissare la prima canna di bambù. Vediamo se funziona. Ragazzi, casa fallita. Inutile. Vabbè. Ok ragazzi, su questo io su questo bellissimo albero e loro qui sopra, qui sotto, vi salutiamo e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao, ciao. Mi raccomando, andate a guardare il video di ieri se non avete visto. Ciao.